Bentornati nella cucina di Monica. Oggi prepareremo insieme un dolce a me molto caro, la zuppa inglese. Questo dolce mia mamma lo faceva sempre, infatti in occasione della festa della mamma che ve lo presento. È un dolce molto molto povero. Ci serviranno 400 g di biscotti secchi, 150 ml di martini bianco, 100 ml di acqua. E poi avremo bisogno della crema pasticcera che si farà con 1 litro di latte, 180 g di farina, 240 g di zucchero, 2 uova intere, 2 tuorli, una buccia di limone grattugiata o se preferite la mettete intera e poi la togliete e 25 g di cacao amaro per fare la crema nera. Allora, io già precedentemente ho preparato la crema pasticcera. Adesso andremo a fare la preparazione di questo dolce. Adesso cominciamo. Come prima cosa andremo a mettere un primo strato di crema sul fondo qui della nostra ciotolina. E iniziamo. Prendiamo i biscotti, li immergiamo nell'acqua e vermut insieme. Così iniziamo ad adagiare piano piano sul fondo. Così. Fino a che non completiamo il primo strato. Poi cambieremo, metteremo la crema nera. Una volta in passato, il forno di campagna si accendeva quando si faceva il pane. Io vi parlo della mia nonna, me lo raccontava sempre mia mamma. E questo era un dolce che veniva fatto per tutte le feste. Era un dolce che non aveva bisogno di grandi procedure, perché all'epoca non è che c'erano i forni in casa come adesso. E quindi si faceva molto spesso questo dolce qua. È un dolce che in tutte le case, penso, viene fatto tuttora. Adesso piano piano mettiamo la crema nera sopra. Aggiungiamo un altro pochino. La crema nera l'ho fatta semplicemente, ho fatto la crema pasticcera bianca e dopo infine ho aggiunto 25 g di cacao amaro in polvere. Una volta completati i nostri strati, andremo a mettere il cacao in polvere. Ecco fatto. Ecco fatto. Vi auguro una buona festa della mamma. Auguri a tutte, a quelle che ci sono e a quelle come la mia mamma che non c'è più. Un bacione a tutti. Alla prossima. Ciao ciao.